A tutti e bentornati alla nostra rubrica di cucina. Oggi io e la Fiona prepareremo per voi la rollata con dentro la frittata di bietole. Per la nostra ricetta di oggi ci occorrerà una grossa fetta di carne, e io me la sono fatta tagliare così e già battere dal macellaio. Lo vedete, non è molto spessa, è spessa, sarà mezzo centimetro, forse anche meno. Poi ci occorreranno delle bietole. Io qui ho delle bietole surgelate, erano 600 grammi, e le ho fatte passare semplicemente in padella con un pochino di olio e null'altro. 4 uova, dei formaggi, io qui ho, lo vedete, sono proprio degli avanzi, un pezzettino di taleggio e un pezzettino di brie. Ci occorrerà sale, pepe, olio, uno spicchio di aglio e null'altro, direi. Andiamo subito a cucinare. La prima cosa che dobbiamo fare è spremere il nostro spicchio di aglio nelle bietole. Lo vedete, io uso lo spremiaglio semplicemente così. Quindi aggiungiamo un pochino di sale. Io le ho cotte senza sale, quindi un pochino di sale, e le 4 uova intere. Mescoliamo. Se lo desiderate, qui è possibile aggiungere un pochino di parmigiano. Io non lo metterò perché poi userò gli altri formaggi. Mescoliamo per bene. Quindi mettiamo un pochino di olio nella padella. Accendiamo il fuoco e prepariamo la frittata. Una volta che la nostra frittata sarà ben cotta da entrambi i lati, la mettiamo su un piatto e la lasciamo raffreddare un pochino. Una volta che la nostra frittata si sarà un pochino raffreddata, la potremo appoggiare qui sulla carne. In realtà è ancora abbastanza calda, e quindi potremo tagliare i pezzettini del formaggio e metterli sopra. Il formaggio non è indispensabile, io lo metto perché ce l'ho, appunto, lo avevo in frigo, quindi lo mettiamo un po'. Se volete è possibile aggiungere magari una fetta di prosciutto. Insomma, questa è una ricetta che ci può aiutare anche per utilizzare gli avanzi che sono dentro il frigo. Ora, guardate, facile facile. Arrotolo per bene la carne con la frittata. Poi guardate, così, così e così. Tiro un pochino. E così, tiro un pochino, quindi guardate, giro lo spago due volte intorno alla mano e quindi vado a legare, tiro, vedete? Lo faccio rivedere. Questo sistema si usa per qualunque tipo di arrosto, non solo per la rollata. Quindi ho il filo, lo giro due volte, lo passo e tiro nuovamente, guardate, giro due volte, faccio piano piano, 1 2, prendo, passo
e tiro. Qua su in cima, vedete, mi è rimasto un pochino aperto. Tranquillamente prendo un altro pezzo di spago e lo vado a legare così e via. E quindi taglio. Quindi in una casseruola, lo vedete, ho messo un pochino di olio, aggiungo una fogliolina piccola di alloro e un pochino poco di rosmarino, e quindi posso mettere la carne e la faccio rosolare per bene. Quindi sfumo con un pochino di vino bianco che faccio evaporare. Aggiungiamo quindi un pochino di pepe, io non lo metterò moltissimo, un pochino di sale, non molto perché abbiamo salato per bene la frittata. Se necessario, appena un goccino di acqua già bella calda, eccola qua, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere per un 20 minuti, una mezz'oretta circa. Ed ecco, ci è passata una mezz'oretta e la nostra arrollata è cotta. Possiamo spegnere e lasciare un momento che la carne si raffreddi appena appena. Possiamo quindi tagliare la nostra arrollata, eccola qua, guardate che meraviglia dentro, guardate che bella. E ora buon appetito! Bene, amiche carissime, adesso assaggiamo. Buona. Buonissima, davvero. E niente che dire, noi ora ceniamo, come sempre grazie davvero a tutti, e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao! Ciao!